Innanzitutto il proposito di Giacomè, da parte del gruppo di lavoro che ha appunto fatto anche la domanda e è riuscito a ottenere questo riconoscimento, quindi ci spiegherà in una decina di minuti di cosa si tratta. Però siccome questi provvedimenti richiedono per essere finanziati dei progetti molto molto concreti, poi ascolteremo diversi imprenditori della Val di Tratta per capire che cosa ne pensano, qual è la loro esperienza e anche che cosa si potrebbe fare in questi quartieri. Chiaramente c'è una preoccupazione che l'altro è presente anche dall'altra parte del Tronto. Stamattina c'era un articolo del Sole 24 Ore che in qualche modo ci fa capire che loro sono un po' più avanti rispetto all'Abruzzo, forse non perché siano più bravi, ma perché in realtà avendo altre due aree di crisi complessa che sono i mobili di peso delle aree dei sanitari di Fabiano, sostanzialmente l'ex Verdoni, loro avendo già questi due progetti avviati ovviamente sono un po' più avanti anche per quello che riguarda anche questo sull'area sostanzialmente del Tronto della Val di Tratta. Io credo che questo non sia un problema, qui non c'è competizione, perché magari avere qualcuno che traina, che ha già un po' di know-how, potrebbe anche far comodo per le istruttorie che devono essere fatte qui in Abruzzo. Chiaramente la preoccupazione che c'è in tutte queste aree di crisi complessa è che il ricostituente di questi quartieri arrivi quando ormai il paziente è già morto, speriamo di no, perché sappiamo che purtroppo ci sono state molte chiusure, e quindi ho fatto un giro a suo tempo alla Val di Tratta, devo dire che trovai uno spettacolo impressionante. Mi ricordo una fabbrica di sanitari di Verona, mi sembra la Blasi, in cui era stato tutto abbandonato come se a un certo punto ci fosse stato l'arrivo degli alieni, cioè c'era ancora tutto lì, i documenti, la mensa con tutte le bottiglie di vino, le bibite, gli alimenti, così una fabbrica abbandonata all'improvviso e chiaramente poi abitata da purtroppo anche personaggi che nulla hanno a che fare con l'industria. Allora, come vi dicevo, 10 minuti, professor Corsi, poi parleranno gli imprenditori, a quali io